Come faccio a dire al mio ragazzo? Avevo 8 anni e una sera mio fratello mi portò in soffitta e mi prese. Ricordo che dopo orinò sul terrazzo contro la luna. Quando capii quello che mi aveva fatto, la mia vita è servita per chiedermi perché devo soffrire per una colpa che non ho commesso. Ogni sera lotto con quel ricordo nella mia stanza. E una volta vince lui e una volta vinco io. Ma il ricordo non finisce mai. Adesso ho 17 anni e il mio problema è questo. Come faccio a dire al mio ragazzo una cosa simile? Commento. Di quali colpe aveva avuto il tempo di macchiarsi quella bambina per subire un'esperienza che la fa soffrire? Di nessuna colpa in questa vita. Eppure quella creatura non soffre ingiustamente. Facciamo l'esempio di alcuni maestri. Avviene uno stupro. La legge di evoluzione esprime l'unione, cioè il momento istintivo della limitazione, della stuprata e insieme dello stupratore, che entrambi devono trascendere. Perché il momento istintivo? Perché il momento in cui lo stupratore e la stuprata si uniscono inconsapevolmente con una realtà apparente, quella dello stupro, di cui la coscienza di entrambi ha bisogno. Perciò lo stupro è l'unione della stuprata con lo strumento della propria esperienza, che è lo stupratore, e viceversa. Poi viene il momento della comunione o momento intellettivo della limitazione, cioè l'effetto karmico, perché è la comunione con tutto quanto esiste che determina il manifestarsi della legge di causa e di effetto. E quindi lo stupratore e la stuprata vivono l'effetto dello stupro, che varia da individuo a individuo. Infine vi è un terzo momento, quello della trascendenza, che è il momento supernormale della limitazione, in cui l'individuo, vissuto l'effetto karmico, comprende il senso di quell'esperienza e non ne ha più bisogno, perché l'ha vissuta.